Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 2 del corso Io sono a casa, un corso totalmente gratuito organizzato dall'Associazione Il Fato Magico di Casalnuovo di Napoli. Bene, andiamo ora a vedere come posizionare la mano sinistra. Innanzitutto poggiamo il pollice dietro al manico. Il pollice va solamente poggiato con questa parte, quindi non sulla punta né dove è posizionato l'osso, ma con la parte più morbida del pollice. Lo poggiamo ed esso dovrebbe essere perfettamente dritto, più o meno come le lamelle. Per quanto riguarda le dita, cominciamo dal dito 1, ossia l'indice. Lo poggiamo al quinto tasto della prima corda. Quando noi poggiamo le dita, dobbiamo sempre formare un ok. Ovviamente non col pollice, ma con la tastiera. L'angolo deve essere sempre questo, mai questo. Una volta che siamo andati a poggiare col dito 1, possiamo ripetere uno degli esercizi fatti nella scorsa lezione. Una volta fatto questo, possiamo cambiare corda. Arrivati alla quarta, riscendiamo alla prima. Assolutamente importante che tra il pollice e il dito che preme passi almeno un dito e che questa parte della mano non si poggi in alcun modo alla tastiera o, peggio ancora, al manico. Questo stesso esercizio lo puoi ripetere anche col dito 2. Bene, una volta svolto quegli esercizi, possiamo procedere e svolgere altri. Poggiamo il dito 1 al quinto tasto della prima corda e suoniamo con indice medio. Arrivati a questo punto, solleviamo il dito 1 e poggiamo il dito 2 al sesto tasto della prima corda e suoniamo con indice medio. Quindi l'esercizio sarà svolto in questo modo. Ricorda sempre di lasciare un po' di spazio tra il dito e la tastiera e il manico. Una volta svolto sulla prima corda, lo possiamo svolgere sulla seconda, poi sulla terza, sulla quarta e riscendere di nuovo sulla prima. In pratica l'esercizio da fare è questo. Una variante di questo esercizio è quella di non alzare le dita quando si passa da un tasto all'altro, ovvero in questo modo, poggiamo il dito 1 al quinto tasto e suoniamo con indice medio. Suoniamo poi col dito 2 al sesto tasto con indice medio, senza questa volta alzare il dito 1. Quando poi passiamo alla seconda corda, senza alzare il dito 2, alziamo il dito 1 e lo piazziamo al quinto tasto della seconda corda e suoniamo la seconda corda con indice medio.
Alziamo poi il dito 2 e lo piazziamo al sesto tasto della seconda corda e suoniamo con indice medio. Lasciamo il dito 2 poggiato sulla seconda corda e mettiamo il dito 1 al quinto tasto della terza. Alziamo il 2 e lo posizioniamo al sesto tasto della terza. La stessa cosa la facciamo sulla quarta corda. Quando poi dobbiamo riscendere, eseguiamo l'esercizio tra virgolette al contrario, ossia lasciamo il dito 2 poggiato e scendiamo col dito 1 al quinto tasto della terza corda e suoniamo la terza corda con indice medio. Alziamo il dito 2, lo poggiamo al sesto tasto della terza corda e suoniamo con indice medio. Scendiamo col dito 1 e suoniamo con indice medio. Scendiamo col dito 2 e suoniamo con indice medio. In pratica l'esercizio dovrebbe essere questo. Una volta svolti questi esercizi, possiamo procedere all'esercizio numero 3. Poggiamo il dito 3, ossia l'anulare della mano sinistra, al settimo tasto della prima corda e suoniamo con indice medio o un indice medio anulare, cercando di ottenere un suono quanto più pulito. Ricordiamo però di mettere quanto meno forza possibile. Lo facciamo sempre dalla prima alla quarta e dalla quarta alla prima. Dopodiché possiamo svolgere una variante del secondo esercizio, ossia poggiare l'1 al quinto tasto, suonare con indice medio, alzare l'1 e mettere il 2 al sesto, alzare il 2 e suonare col 3. E procedere poi alzando sempre le dita sulle altre corde. Prima alla quarta e dalla quarta alla prima. Ovviamente possiamo svolgere una variante anche del terzo esercizio, quindi senza alzare le dita. Quindi quinto tasto della prima corda, indice medio. Senza alzare l'1 mettiamo il 2. Senza alzare il 2, mettiamo il 3. Quindi, senza alzare alcun dito, alziamo solo l'1 e lo posizioniamo al quinto tasto della seconda corda, come abbiamo fatto nell'esercizio precedente. Poi alziamo il 2 mantenendo il 3 fisso. E finalmente alziamo anche il 3. Ripetiamo la stessa cosa sulle altre corde. Arrivati alla quarta dobbiamo fare il procedimento inverso. Quindi, restando con le dita fisse, alziamo l'1 e lo posizioniamo al quinto tasto della seconda corda, della terza corda. Poi, lasciando il 3 fisso, scendiamo col 2. E finalmente scendiamo col 3. Stessa cosa sulla seconda corda. La scorsa volta abbiamo visto come erano fatte le corde e i vari gruppi in cui si dividevano, ossia 2, 3 cantini e 3 bassi. Dobbiamo sapere che anche suonando le corde senza premere alcun tasto, già stiamo riproducendo delle note. Queste note che andiamo a riprodurre le chiameremo nomi delle corde, giusto per comodità e per identificare ogni singola corda. La prima corda emette il suono Mi, o meglio, emette la nota Mi, quindi la andremo a chiamare Mi. La seconda
la chiameremo Si. La terza, Sol. La quarta, Re. La quarta, La. E la quinta, Mi. Un trucco semplice per imparare la sequenza dei nomi delle corde è immaginare la frase Mi, Si, Sorella, Mi. Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Mi, Si, Sorella, Mi. Ossia, Mi sei mia sorella. Detto in modo un po' particolare, abbreviando le varie componenti della frase. Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. In questo modo terremo a mente il nome delle corde. Bene, ti aspetto alla prossima lezione del corso Io suono a casa, un corso totalmente gratuito di chitarra organizzato dall'Associazione Il Fato Magico di Casalnuovo di Napoli. Ciao, ci vediamo alla prossima!